dei motori per la creazione di opportunità. Io mi domando, vi faccio la domanda, nel caso se ci sono alcuni posti in cui l'innovazione si respira, si percepisce, no? Da Hong Kong, la Silicon Valley, Israele, attualmente, sono così più bravi i loro imprenditori che diventano poi i Microsoft, gli Apple, i Facebook? Io non credo, è una questione di ecosistema, come si dice. Diceva Seneca, non esiste la fortuna, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Ecco, la nostra sfida deve essere questa, creare opportunità. Vi faccio, vi trasferisco una cosa che ho detto in convegno qualche tempo fa. Leggevo un libro che si intitola Gli Outliers, no? Gli Outliers sono i valori anomali, quelli che fanno sballare la media. Un capitolo è dedicato appunto ai grandi innovatori, ai grandi imprenditori. E a proposito della diatriba, no? Più talento, più contesto, l'autore diceva, sapete chi ha allenato più Gates? Sono tutti i ragazzi, dice, ci svegliamo più. Ottobre 1955. Sapete chi ha allenato Steve Jobs? Febbraio 1955. Sapete quando è nato Eric Schmidt, CEO di Google? 1955. Steve Joy, già lo utilizziamo ancora oggi, già ci spacca la testa con gli aggiornamenti. 1954. È un caso? No, non è un caso. Significa che in quel momento, in quel territorio, si erano create tutta una serie di opportunità, c'erano tutta una serie di opportunità dai college, neanche dalle università, dai college, perché a Lakeside, dove era Bill Gates, c'era il primo computer automatico, la possibilità di fare pratiche e così via. Quindi questa deve essere la nostra sfida, la nostra ossessione, creare opportunità. Ovviamente poi c'è l'altra faccia della medaglia. Sapete che ha vinto il premio Nobel un comportamentalista, il premio Nobel per l'economia, per le notizie di ieri, in Italia. No, adesso iniziano ad avere un po' più di respiro rispetto agli economisti classici. E io dico a tutte le istituzioni, anche a voi, che incontri come questi servono anche a ribaltare un po' quella percezione che rischia di diventare una profezia che si autoavvera, no? Quando noi abbiamo, ad esempio, credo il 30% di ragazzi sotto i 29 anni che non studiano e non lavorano, significa che c'è un grado di sfiducia generale nel sistema, nei ragazzi, che fa paura, che secondo qualcuno ci costa 2 punti di PIL all'anno, quindi anche in termini di produttività, in termini economici, è un danno, una perdita secca per il paese. Tutto che conoscete la storia delle profezie che si autoavverano, già dall'antica Grecia, Metto, no? Questo sociologo, ad esempio, dalla Last National Bank, istituto solido, qualcuno però inizia a dire, no, la banca sta fallendo, è un problema di liquidità, alla fine la gente va davvero agli sportelli a ritirare i depositi, alla fine la banca fallisce. Quella che era una mera profezia si era autoadempiuta, si era autoavverata. Ecco, se non invertiamo il trend, anche qui si rischia di fare la stessa cosa. Noi invece dobbiamo invertire radicalmente. La profezia che si autoavvera qui deve essere quella di un territorio, un sud, un paese in cui si può fare innovazione, si può fare impresa, si può fare turismo, in cui i ragazzi hanno opportunità, in cui non possono stare alla porta dell'assessore, ma in cui c'è tutto un sistema che li supporta per fare imprese e fare innovazione. Ovviamente voi ci dovete mettere del vostro, mi avviate conclusione, perché alla fine il mondo è pieno di talenti sprecati, di genere incompresi, anche qui dobbiamo sfatare il mito della startup nel garage. Sì, c'è la startup nel garage, ma Zuckerberg, prima di diventare Zuckerberg, credo abbia avuto un litro di caffè, abbia passato notti di sogni, abbia sbattuto la testa di fronte a un business plan, di fronte a una banca che magari non gli voleva fare credito. Quindi c'è tutto un lavoro, c'è tanto sudore alle spalle. Io chiudo con un'ultima considerazione riguardo alla giornata di oggi, perché in tanti casi abbiamo un trend chiaro delle startup, oltre a una mortalità molto elevata. Nei nostri territori c'è un trend particolare, appena diventano un po' più appetibili, un po' più redditizie, o vanno via spontaneamente, o arriva il grande fondo, il grande incubatore e le porta via. Ecco, noi dobbiamo essere in grado di non solo di farli nascere, di far creare una nuova impresa, ma di tenerla qui sul nostro territorio. Da questo punto di vista, legare anche le nuove tecnologie a settori che sono poi parte della nostra vocazione territoriale, perché il turismo adesso è il nostro futuro, ma è già il nostro presente, perché Salerno e il nostro territorio sono ormai posizionati sulla mappa turistica, questa credo sia assolutamente la carta vincente. Noi abbiamo anche la peculiarità, dottor Miccio, di una città di mare che fa sold out a dicembre, a novembre, dicembre, per le luci d'artista. Stiamo facendo sempre più sponda con i grandi attrattori
della nostra provincia, siamo al centro di un po' UNESCO, dalla costiera amalfitana a Pesco, Marcenetto, la dieta mediterranea, quindi davvero ci stiamo ponendo come hub per tutta una serie di attrattori rispetto ai quali devono nascere tutta una serie di nuove tecnologie, di capacità, di competenze che consentono anche ai turisti di fruire del nostro patrimonio in maniera diversa. Chiudo quindi con una, credo, con un messaggio positivo e di speranza con cui ci lasciamo oggi. Credo che ci sono tutte le condizioni, ormai non abbiamo più scuse, lo dico anche ai ragazzi, perché ci sono tutti gli strumenti anche finanziari, la Smart Start, la Cultura Crea, insomma davvero ormai c'è di tutto. La Regione Campania ha messo a disposizione un altro bando sulle start-up innovative, davvero si sta muovendo, c'è un bel fermento in Italia, nel sud, in Campania e Salerno. Non abbiamo più scuse, le condizioni ci sono tutte, se riusciamo come oggi a fare sistema tutti quanti, ragazzi, istituzioni centrali, enti locali, penso che davvero siamo sulla strada giusta per vincere la sfida dello sviluppo, dell'innovazione e soprattutto della creazione di opportunità di lavoro e di vita per questi talenti sui nostri territori. Quindi grazie e in bocca al lupo a tutti.